figa mia, Ticino, pro figa mia, Torra Vesa per in terra, Torra Vesa. Buongiorno a tutti cari radioascoltatori di Radio Star, Manono Muredu con il riverente, come di consueto, per un'altra puntata dedicata alla Sardegna, dedicata a ciò che è successo negli ultimi anni a livello regionale, a livello di amministrazione regionale, da un governo regionale, e scusate se ripeto la parola regionale per ben tre volte, che non ha saputo tutelare le prerogative dei cittadini sardi. Un governo regionale che, e oggi ne parleremo in questa trasmissione con un ospite importante, non ha saputo rappresentare i cittadini sardi in delle situazioni veramente importanti e sconvenienti per gli interessi e per i diritti appunto della Sardegna. Ne parleremo con il consigliere regionale di Sardegna Libera, Claudia Zuncheddu, che dovremo avere in linea. Buongiorno Claudia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, allora Claudia Zuncheddu, medico, consigliere regionale, esperta di Africa, di antropologia, collabora con le popolazioni Tuareg del Mali, una persona che ha dedicato la propria esistenza agli scambi interculturali, al volontariato, all'assistenza, ma soprattutto poi a integrare e a far sì che si possano creare dei ponti culturali e solidali con altre popolazioni nel mondo. E poi in Sardegna invece il ruolo di rappresentante di uno dei movimenti indipendentisti e quindi a tutela delle prerogative dei cittadini sardi, un movimento che si batte per i diritti della Sardegna, un movimento che auspica una Sardegna libera e indipendente, socialista e sovrana nel Mediterraneo. Correggimi se sbaglio, Claudia. No, va bene, va bene. Bene, va io bene. Ho intitolato questa puntata con due parole: vergogna regionale, perché vorrei iniziare proprio da un punto che tra l'altro a te vede protagonista in questa battaglia per far sì che la regione Sardegna, quindi Cappellacci, si costituisca parte civile nel processo alla CRICA del G8, che sappiamo tutti cosa fece nell'ambito dei lavori alla Maddalena, nello spostamento del G8 e quindi di tutti quei soldi che sono venuti a mancare alla Sardegna, diciamo quell'atteggiamento da parte del governo come sempre penalizzante e discriminatorio per la nostra isola. Io so che la regione, come è noto ovviamente a tutti, non si vuole costituire parte civile. Tu più volte hai sollecitato e messo in campo anche delle iniziative. Perché, Claudia, non si vuole costituire parte civile, ma soprattutto perché si dovrebbe costituire parte civile? Ma tu stai ponendo, posso darti del tu? Va benissimo. Mi scappa. Allora, il problema della costituzione di parte civile da parte del presidente Cappellacci per difendere gli interessi dei sardi in tutta questa terrificante storia che ha riguardato la famigerata Crica del G8 è un atto dovuto a un popolo. Per cui qui bisogna chiedersi, visto che gli abusi della Crica del G8, che quindi vede anche coinvolta tutta la protezione civile dello Stato italiano, con il vecchio presidente Bertolaso, con tutti gli altri amici, nomi purtroppo noti perché sono sempre sulla cronaca dei giornali, e quindi parliamo di Balducci, parliamo di Anemone, giusto per citarne qualcuno. Allora, questi signori che hanno portato avanti i cosiddetti lavori del G8 alla Maddalena, diciamo che non hanno assolutamente rispettato alcun tipo di patto, col fatto che tutta quell'operazione rientrava nella storia dei grandi eventi, era pure coperta dal segreto di Stato, quindi sotto la maschera del segreto di Stato ne hanno combinato di cotte e di crude, per dircela in gergo, sulla pelle dei sardi. Le bonifiche non sono mai state fatte, quel progetto, giusto per ricordare anche agli ascoltatori, soprattutto ai più giovani, il progetto del G8 alla Maddalena nasce in un momento in cui gli americani abbandonano la base su spinta delle popolazioni sarde, abbandonano la base, allora si prospettava la possibilità di una riconversione di un modello di economia militare in un modello di economia ecosostenibile ed ecocompatibile, quindi turistica e così via, e quindi sulla base di questo progetto si pensò che ospitare il G8 alla Maddalena potesse costituire davvero un'opportunità di
vetrina mondiale dei nostri luoghi. Questo era il sogno, un sogno che è stato assolutamente infranto dalla Protezione Civile, da tutti gli amici suoi, visto che hanno fatto delle operazioni davvero vergognose, non sono state fatte le bonifiche, ci sono delle operazioni, adesso io dovrei parlare qui di cose molto complesse e molto lunghe, però diciamo che hanno distrutto i nostri territori, hanno continuato ad avvelenare il nostro ambiente, hanno distrutto le economie locali, perché alla Maddalena tutti i piccoli imprenditori e molte famiglie sono state invitate addirittura ad ampliare le loro strutture di ospitalità e quindi alberghiere eccetera eccetera, perché nel corso del G8 ci sarebbe stata un'affluenza di turisti non di poco conto, col fatto che nel più bello si mangiano i nostri soldi, tutti i finanziamenti pubblici, molti, veramente tanti, abbandonano i luoghi senza far fronte alle bonifiche e se ne vanno in zone terremotate a mangiare nuovi finanziamenti pubblici. Lasciano la Sardegna in queste condizioni di devastazione assoluta, ma contemporaneamente queste operazioni venivano fatte anche in altre sedi d'Italia e con la storia dei grandi eventi, perché rientrava pure l'evento del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che non è cosa nostra, è cosa loro, però intanto hanno fatto grandi lavori. La Cricca chiaramente si occupa anche, si procaccia anche quei lavori, e la gestione è stata sempre la solita, una gestione assolutamente che supera i limiti della legalità, per cui tutti questi signori sono stati posti sotto processo. La sottoscritta ha dovuto fare un'azione anche di tipo legale, quindi trascinando la Protezione Civile di fronte al TAR Lazio, perché essendo governo italiano, la Protezione Civile è una diramazione del governo italiano, la competenza era del TAR Lazio. Il TAR Lazio dà ragione alla sottoscritta, condanna Bertolaso, toglie il segreto di Stato sulla ricca documentazione e condanna il dottor Bertolaso a consegnarmi i 3.000 documenti inerenti ai lavori della Maddalena. Ci sono stati due avvocati validissimi che mi hanno supportato nello studio di questi documenti, e guardate, è davvero terrificante, perché col fatto che nessuno con tutta probabilità avrebbe mai potuto leggere quella documentazione, questi ne hanno fatto davvero di tutti i colori. Una delle tante cose, ad esempio, una delibera. Scusate, deve essere caduta la linea. Proviamo a ricontattarla. Un attimo, cari radioascoltatori, proviamo a ricontattare l'onorevole Claudio Alunzucchedu. Probabilmente c'è stato un problema con la linea. E comunque l'argomento di cui stavamo parlando è un argomento veramente importante, veramente difficile anche da digerire, messo in questi termini, perché ovviamente stiamo parlando dei diritti dei sardi, e se un governatore regionale non è abbastanza libero per poter tutelare questi interessi, è abbastanza chiaro che la Sardegna non è tutelata, la Sardegna non può sentirsi tutelata, è abbastanza chiaro che c'è qualcosa che non va, c'è un vulnus istituzionale, c'è un problema gravissimo. Dovremmo avere di nuovo in linea l'onorevole Claudia Zunchedu. Claudia, sei in linea? Sì, sono in linea, sì, mi dispiace molto questa tecnologia. Non capita. Va bene, stavamo dicendo, riprendi pure. Dove eravamo? Stavamo parlando appunto, vabbè, stavi spiegando le ragioni, hai fatto la cronostoria, insomma, di quello che è successo da quando è stato sbloccato il segreto di Stato. Quindi bloccato il segreto di Stato. Sì, per cui a questo punto emergono, si sblocca il segreto di Stato, riesco a venire in possesso dei 3.000 documenti riguardanti i lavori del G8 e da lì si scoprono le cose veramente che superano l'immaginazione collettiva. Fra le tante cose c'era una delibera quindi del Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, dove praticamente decideva di far scivolare 100 milioni di euro di fondi FAS, quindi fondi
della Regione Autonoma della Sardegna, nelle casse della Regione Autonoma, fondi europei che erano diretti allo sviluppo delle nostre economie. Quindi sono stati tolti ai sardi per essere poi dirottati alla cricca. Visto e considerato che ministri del governo italiano, lo stesso comando della Guardia di Finanza si costituiscono parte civile insieme anche al comune della Maddalena, che è stato lasciato solo dalla Regione Autonoma della Sardegna, se tutti si costituiscono parte civile contro la cricca, chi manca? Manca la Regione Autonoma della Sardegna. Ci siamo? Sì, sì. Pronto? Sì, 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 sì. Prego, Claudia. Purtroppo abbiamo un po' di problemi con la linea. Proviamo a ricontattare a Claudia Zuncheddu. E comunque, appunto, come stava spiegando Claudia Zuncheddu, è una situazione molto grave, una situazione che determina veramente degli aspetti negativissimi per la popolazione sarda, perché la dimostrazione è che spesso gli interessi, o quasi sempre ormai in Sardegna, perché ci siamo abituati, gli interessi della politica nazionale, dei partiti nazionali, dei governi nazionali non coincidono con quelli dei cittadini sardi. E anche chi si candida, va a essere eletto, va a rappresentare il popolo, però facente parte dei partiti nazionali, deve rispondere a delle logiche che purtroppo non sono quelle dei cittadini comuni, non sono quelli della società sarda. In attesa di ricollegarci, dovremmo essere riusciti a ripristinare il collegamento. Claudia, sei di nuovo in linea? Sì, pronto. Sì, bene. E dicevamo, quindi la giunta regionale, il governo regionale Cappellacci non si è costituito parte civile. Allora, non si capisce la ragione, nel senso che il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, che rappresenta i diritti e i sogni di un popolo, dovrebbe per forza costituirsi parte civile, un po' per tutta l'operazione, innanzitutto per recuperare immediatamente i 100 milioni tolti dalle nostre casse. Per cui non si capisce perché il presidente non si costituisca parte civile, che non faccia il suo dovere. Tra l'altro io ho insistito ripetutamente, mettendogli a disposizione non solo la documentazione ma anche i miei due avvocati, e perché si facesse assistere, quindi agevolargli anche tutto il lavoro per fare l'operazione. C'è stato il processo di Perugia di aprile, poi rinviato grazie al cielo a settembre, poi c'è stato ancora un rinvio a novembre, e in tutte queste occasioni il nostro presidente non si è mai fatto vedere, né ha mandato una sua rappresentanza legale a difendere gli interessi di un popolo che lui rappresenta. Questo è un atto che io considero gravissimo. Fra l'altro ha avuto il coraggio di andare sulla stampa sarda a dichiarare che lui invece assolutamente avrebbe fatto gli interessi della Sardegna. Caso strano, dopo la sua dichiarazione, a distanza di 2 giorni, c'è stato il processo del 28 di novembre e non c'era nessuno a difenderci. Quindi io trovo che il fatto che questa storia può essere giustificata in questo senso, per amicizie del presidente Cappellacci, la Sardegna non reclama i suoi diritti, perché essendo anche la regione più lesa, che ha subito maggiori danni, se non si costituisce parte civile la Sardegna, con tutta probabilità questi lestofanti la fanno anche franca. Claudia, ma per intenderci, sì. Tu ovviamente ti sarei fatta un'idea, io ho la mia idea, ma credo che ormai ce l'abbiano tutti i cittadini sardi, cioè per quale motivo un presidente della regione eletto direttamente, quindi con una grossa responsabilità nei confronti dei propri elettori, ma di tutto il popolo sardo, agisce in questo modo? Questi devono essere per forza quindi degli interessi, delle pressioni che arrivano dall'esterno, che arrivano a livello nazionale. Cioè non è possibile che un presidente della regione, una persona che ha questo genere di responsabilità, un capo popolo per certi versi, si comporti in questo modo. Quali possono essere le pressioni? Parliamo di partiti nazionali, un governo nazionale? Ma io, cioè...
Io ho la convinzione, ma non è solo una convinzione mia, ormai è la certezza che tutti noi sardi abbiamo, è che noi siamo privi di rappresentanza istituzionale nostra sarda nei confronti dello Stato italiano, per cui lo Stato c'è una sorta di sudditanza e di complicità da parte del Presidente Capellacci e di tutta questa maggioranza di centrodestra che rifiuta ogni forma di collaborazione da parte di tutte le altre forze politiche dell'opposizione, quindi parlo del centrosinistra e parlo anche di forze fortemente identitarie indipendentiste come la sottoscritta, per cui noi ci siamo sempre resi disponibili a un confronto politico in modo tale che uscisse il miglior prodotto per la nostra terra e per il nostro popolo. Lui questo l'ha sempre snobbato, lui ha sempre agito fortemente in solitudine con l'appoggio della sua giunta che è tutta malandata e sotto gli occhi di tutti, per cui dovrebbero come minimo correre a rassegnare le dimissioni e invece le cose non vanno così. Scusa Claudia, noi abbiamo... Sì. Un rapporto fortemente conflittuale con lo Stato italiano, per cui il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna dovrebbe rapportarsi allo Stato in termini molto più determinati e molto meno succubi. Cioè questa sudditanza di questa parte che è particolarmente coinvolta, questa parte politica particolarmente coinvolta, è veramente deleterio e ci fa retrocedere, perché non è possibile che di fronte a un popolo in ginocchio come il nostro, dove ci sono stati tagli, l'industria se ne va e nessuno chiede i conti, l'ambiente viene avvelenato e nessuno viene conti, la militarizzazione va avanti in modo pazzesco e c'è il silenzio più assoluto, ci propongono ancora discariche, ci propongono inceneritori, per cui la nostra ammazzano l'agricoltura, ammazzano la pastorizia, ammazzano ogni speranza di futuro ai nostri giovani. Claudia, per cui una cosa vorrei chiederti, perché tu sei una donna che in questi anni ha combattuto all'interno di questo palazzo, di questo sistema, spesso da sola. Cioè, questo centrodestra che governa la regione si è macchiato di queste responsabilità nell'aver abbandonato la Sardegna e averla lasciata, diciamo, subalterna, in uno stato di sudditanza nei confronti dello Stato centrale. Ma anche l'opposizione, cosa ha fatto? Dove è finita l'opposizione che avrebbe dovuto vigilare? Per opposizione io intendo il centro-sinistra tradizionale. Certo. Perché mi pare che ci sia una complicità anche da parte di quelle forze politiche. Ma assolutamente, ma il problema dell'opposizione, che io invece amo definire le opposizioni, perché non esiste solo un'opposizione, esistono le opposizioni. C'è un'opposizione indipendentista che è la mia, che è quella decisamente minoritaria proprio in termini numerici, poi c'è l'opposizione fatta da gruppi ad esempio come i consiglieri regionali di SEL, che è ancora un'altra cosa, sono anche quelli, a dir la verità, quelli che hanno appoggiato maggiormente le mie battaglie, vedi la battaglia contro il Galsi, contro la chimica verde, e anche su temi di sovranità in consiglio regionale si sono espressi decisamente meglio rispetto alla forza politica più grossa che quella del PD, che è una forza purtroppo piena di conflitti interni, e sono anche delle forze politiche fortemente stataliste, in un momento in cui invece la classe politica sarda dovrebbe decisamente prendere distanze da uno Stato che è uno Stato feroce, che è uno Stato che punta solo a saccheggiare le nostre risorse, quindi a imporre anche un clima ferocemente coloniale, per cui questa classe, questa opposizione rispecchia purtroppo anche tutti i problemi legati proprio al suo essere fortemente statalista. Non possono venire prima gli interessi dello Stato italiano in Sardegna e dopo gli interessi dei sardi, anche perché non coincidono mai, sono decisamente contrapposti. Quindi il problema dell'opposizione è un problema così, cioè c'è un'opposizione che poteva fare molto di più. Pronto? Sì, sì, mi senti Claudia? Sì, sì, chiedo scusa perché ogni tanto ho la preoccupazione che sparisca la voce. No, procedi.
Quindi noi auspichiamo che si superi questa situazione così subalterna in un momento in cui lo Stato italiano vuole cancellare anche il nostro status di regione autonoma, statuto speciale, benché l'autonomia in Sardegna abbia fallito. Questo lo diciamo per prima noi, che l'autonomia in Sardegna ha fallito, è stata usata male ed è stata usata al servizio di interessi estranei ai sardi. Ma detto questo, un discorso è che lo Stato italiano decida di togliercela definitivamente, quindi per farci regredire omologandoci ad altre regioni d'Italia a statuto ordinario. L'altro discorso invece è prendere atto noi che è superata, che è fallito e che si incomincia a ragionare su modelli decisamente diversi e più avanzati, che è un processo di indipendentismo. Ma attenzione, cioè noi non possiamo raggiungere l'indipendenza bruscamente, perché quello è tipico dei paesi, ad esempio, che sono stati colonizzati e che hanno vissuto il colonialismo, come paesi africani e di altri paesi del sud del mondo, dove la liberazione dal sistema coloniale è avvenuta attraverso processi cruenti, quindi attraverso le guerre. Noi non potremo fare una guerra, non è questo. Noi dovremo giorno dopo giorno lavorare tutelando gli interessi della nostra terra, vigilando sul nostro territorio, perché un popolo non può sopravvivere senza il suo territorio, recuperando tutto quello che la nostra tradizione culturale ed economica, che è un patrimonio ricchissimo della nostra identità, ci è stato sottratto, e piano piano fare dei passi giorno dopo giorno, anche con conquiste parziali che abbiano al centro la sovranità di un popolo. Poi l'indipendentismo è come una stella che ci orienta, per cui le nostre battaglie per i nostri interessi devono essere condivisibili da tutti i sardi. Non è necessario dire indipendentista sì o no. Certo, dobbiamo confrontare su progetti. Io ho sentito dire a Ghilarza che i movimenti indipendentisti in Sardegna hanno perso un treno alle scorse elezioni politiche, perché il Movimento 5 Stelle è riuscito a catalizzare, ad attrarre quei consensi di tante persone che in qualche modo erano stufe, erano stanche di questo modo di fare politica, risentite nei confronti anche dello Stato centrale italiano, della cosiddetta casta e via dicendo. Ma tu come vedi il Movimento 5 Stelle in prospettiva elettorale, ma soprattutto in prospettiva politica per la Sardegna? Pensi che il Movimento 5 Stelle possa in qualche modo allargarsi in quell'ambito che in realtà dovrebbe essere ricoperto dai movimenti indipendentisti? Certo. Allora, il problema del Movimento 5 Stelle è che innanzitutto tutto il mondo indipendentista organizzato, perché noi dobbiamo anche distinguere l'indipendentismo sardo organizzato in diverse organizzazioni e poi quel sentimento di indipendentismo assolutamente diffuso, importantissimo, che va oltre i movimenti, no? Per cui quindi fatta questa precisazione che è importante, cioè noi come indipendentisti avevamo un treno pronto, perché abbiamo anche lavorato parecchio, che era il treno delle ultime politiche per il Parlamento italiano, che rappresentava anche un banco di prova molto forte, però purtroppo l'indipendentismo sardo è arrivato tardi, non è riuscito a intercettare quel treno straordinario, che non si sa quando ripasserà, e su quel treno abbiamo permesso che salisse il Movimento 5 Stelle, cavalcando le nostre battaglie, perché noi le battaglie che portiamo avanti poi abbiamo scoperto che stranamente il Movimento 5 Stelle ce le condivide, io non so se ce le condivide con profonda convinzione, io non sono in grado di dire questo, quello che dico è che è stato un errore imperdonabile permettere che un movimento di importazione salisse su un treno che era assolutamente nostro, per cui noi dobbiamo riflettere su quel treno perso, e abbiamo perso un treno perché purtroppo i movimenti organizzati sono molto conflittuali.
sono molto conflittuali, i conflitti cadono spesso su personalismi, perdendo di vista quello che è un obiettivo generale, cioè la liberazione nazionale di un popolo. Se noi non perdiamo di vista questo dato, questo obiettivo, riusciamo a unirci? Claudia, riusciamo a far aggregare anche altre forze politiche? Dovrei dare la noi. Pubblicità, ne riparliamo subito, ti richiamiamo subito come rientriamo. Ok, diamo grazie. La pubblicità, grazie. Fra pochissimo. Ok, ciao. Eccoci di nuovo in studio, cari radioascoltatori, Manolo Muredu con l'irriverente. Quindi stiamo discutendo insieme all'onorevole Claudio Azzuncheddu di quello che a livello regionale si sarebbe dovuto fare per tutelare la Sardegna e soprattutto riferendoci a un caso emblematico di ciò che rappresenta veramente la sudditanza dei nostri rappresentanti politici regionali, dei partiti nazionali nei confronti dell'Italia. Prima di procedere con questa interessante discussione, perché ora affronteremo anche il nodo, il punto dei partiti sardi indipendentisti, o comunque io amo chiamarli, definirli partiti a vocazione patriottica, dovrei fare un annuncio di servizio. Praticamente c'è una persona a Carbonia che da un po' di tempo sta vivendo nella propria attività commerciale, questa attività è indebitata e chiusa, e si tratta dell'edicola di Via Cagliari a Carbonia. Bene, questo ragazzo, quest'uomo non ha di che vivere, sta cercando di andare avanti vendendo quel poco che è rimasto all'interno dell'edicola, non può riattivare l'edicola perché ha un debito abbastanza forte e in questo momento si trova in una situazione di difficoltà estrema che non gli permette neanche di potersi sostenere, di poter mangiare addirittura all'interno dell'edicola, immaginate, non ha neanche il bagno. Quindi l'appello che io vi faccio, la comunicazione, è quella di, se qualcuno ha la possibilità di passare lì all'edicola, soprattutto la mattina, lasciare magari qualche busta di spesa, qualcosa da mangiare. All'interno dell'edicola ci sono ancora delle cose che si potrebbero acquistare, ci sono degli occhiali, ci sono dei residui della vecchia attività, quindi anche acquistare qualche pacco giochi per i propri figli, insomma, lui li vende a metà prezzo e sarebbe semplicemente un gesto di solidarietà, di aiuto a una persona che soffre e che necessita in questo momento di sostegno. E io l'appello lo faccio perché la crisi veramente sta colpendo tutti, è una ruota che gira, nessuno può più sentirsi indenne, soprattutto in un territorio come il nostro. Quindi vi ribadisco, edicola di Via Cagliari a Carbonia, c'è solo quella fatta in legno, quando qualcuno può gli porti qualcosa da mangiare. A Renato, il nome è Renato, va bene. Torniamo quindi all'argomento principale della puntata. Claudia, sei di nuovo in linea? Sì, sono in linea. Solidarietà all'edicola di Via Cagliari, solidarietà. Purtroppo nel Sulcis è una situazione che si sta verificando veramente in modo esponenziale, tantissime persone non hanno veramente più di che vivere, non hanno veramente più di che sostenersi. Immaginiamo poi quando sono persone che hanno famiglia e si trovano in questa condizione, è veramente difficile. I comuni nei servizi sociali veramente non sanno più come far fronte a questa vera emergenza, e non mi riferisco quindi solo ai cassi integrati, quelli che non percepiscono la cassa integrazione da dicembre, o alle partite IVA che chiudono, che non hanno l'ammortizzatore sociale, mi riferisco ai tantissimi disoccupati, sono oltre 23.000, insomma è un dramma sociale di proporzioni enormi. Per questo poi io definisco puntate del genere, ma gli atteggiamenti dei nostri governatori regionali, delle vergogne, perché di fronte ai veri problemi, ai problemi gravissimi della società, poi questo modo di comportarsi, di non tutelare i sardi, fa capire veramente quanto le persone siano abbandonate. Non so veramente che fine faremo se non ci sarà una svolta radicale. Bene, quindi sì, Claudia... Vorrei inserirmi un attimo, permettimi di inserirmi solo un attimo su questo problema. L'ultimo giovedì prima di Pasqua è stato discusso in Consiglio regionale, proprio è stata discussa una proposta di legge, una leggina, con la quale si davano ancora 10 milioni di euro alla Carbosulcis. Era un uovo di Pasqua alla Carbosulcis. Io direi che prima di continuare ad alimentare la Carbosulcis, che a tutt'oggi
è sotto infrazione da parte della Commissione europea per non aver mai rendicontato i 400 milioni di euro che ha sperperato in 10 anni, per cui quanto il Sulcis sarebbe stato ricco se un minimo di queste sponsorizzazioni fossero andate alla nostra gente, compresi gli ultimi 10 milioni. Sicuramente il signore dell'edicola non sarebbe in ginocchio. Chiedo scusa. No, no, condivido il tuo pensiero e dico che è inconcepibile spendere tutti quei soldi. Per che cosa? Per pagare degli stipendi e l'altra parte dei soldi dove sono finiti? Perché a quel punto tanto vale pagare gli stipendi a quei lavoratori della Carbosulcis, riconvertire e fare altro, se non sei in grado di mantenere una miniera la quale non produce, non crea ricchezza, non crea utili, non crea profitti, e parliamo di una miniera in cui, diciamo, articoli, i cui proclami, ma io parlo delle persone che hanno sempre circondato a livello sindacale e politico quell'aspetto produttivo, si sentono dal 1990 sempre gli stessi, sempre con gli stessi titoli, con le stesse problematiche. Non si è mai risolto quel problema, hanno solo sprecato soldi e oggi purtroppo la Carbosulcis si è chiusa, si trova in una situazione che ormai non avrà futuro, cioè una cosa gravissima. Bene Claudia, naturalmente io so poi quali sono le tue posizioni rispetto anche a un certo tipo di industria, però tanto qua ormai non è il discorso della politica che chiude o apre, e veramente siamo arrivati a un punto in cui o si dà una svolta totale, a prescindere dal modello di sviluppo, perché i modelli di sviluppo che ci sono stati imposti finora si sono dimostrati fallimentari, ma non perché c'è una concezione ideologica o politica, purtroppo è la globalizzazione. Poi qualcosa si potrà salvare, anzi si dovrà salvare, perché le buste paghe devono essere tutelate, però la situazione si può ancora salvare, è ancora possibile salvare la situazione, perché noi non possiamo permetterci un solo disoccupato in più, quindi si può intervenire, è questione di scelte squisitamente politiche e di una riflessione su quello che possiamo fare qui in Sardegna. Non danno avvio alle bonifiche, sono possibili i processi di riconversione economica da un modello all'altro per dare lavoro alla nostra gente, anche con le bonifiche, di cui non si parla. Sai che un gruppo di lavoratori Alcoa proprio in questi giorni sta partecipando al concorso di idee 99 Ideas, che tra l'altro è stato promosso nell'ambito del Piano Sulcis, e sta proponendo la costruzione nel territorio, ovviamente rispettando i vincoli, i parametri ambientali e di tutto ciò che concerne il rispetto del territorio, la creazione di un parco tematico di divertimenti basato però sulla cultura e la storia del territorio. Quindi è una presa di coscienza di lavoratori, tra cui anche un rappresentante sindacale della CISL, che io saluto, Massimo Basciu, che è uno dei portavoce di questo progetto, che veramente è una presa di coscienza che bisogna comunque cambiare, bisogna diversificare, bisogna guardare oltre, perché i nostri figli necessitano di un futuro differente, un futuro che riesca a sfruttare le nostre risorse, ovviamente colonialisti permettendo, perché c'è quell'aspetto. Tornando al discorso dei partiti indipendentisti, ci sono le elezioni regionali alle porte. Quale sarà la posizione del tuo movimento Sardegna Libera rispetto alle elezioni regionali? Si creerà un blocco nazionale sardo? Ci saranno divisioni, alleanze diverse? Insomma, qual è la tua prospettiva e soprattutto che tipo di indipendentismo tu vedi nel futuro? E io dico, partendo da ciò che farai a livello elettorale, però riferito anche al proseguo dell'attività politica. Ma io sono dell'avviso che il progetto politico indipendentista deve rigorosamente essere all'interno delle istituzioni. Se non esiste all'interno delle istituzioni, non può stare a fare ancora delle testimonianze con le bandierine a destra e a manca. La situazione per la Sardegna e per i sardi è talmente drammatica che la storia che ci sta chiedendo ad alta voce che l'idea dell'indipendenza deve entrare in consiglio della regione autonoma della Sardegna per poter incidere sul destino di un popolo, per cui questo è obbligatorio. Per cui resta da chiederci come arrivare all'interno del Consiglio regionale sempre più numerosi. Bisogna quindi porsi il problema pragmatico dei numeri,
perché si va lì e si arriva lì con i numeri. Il mondo indipendentista si deve pesare, il mondo indipendentista si deve unire tutte le volte. Infatti dico anche, l'ho già detto in altre occasioni, che quest'anno è stato un anno per l'indipendentismo abbastanza drammatico, perché ha sperimentato diverse vie, una più fallimentare dell'altra. Si continua a litigare, si continua ad accendere i conflitti interni, ma così non si va avanti, perché si sta perdendo l'obiettivo, che è quello, appunto, come dicevo prima, di portare avanti un processo di liberazione nazionale per un popolo e non per un individuo. Non c'è spazio per i personalismi, per cui il mondo identitario dovrebbe presentarsi in blocco unico, ma visto e considerato che centrodestra e centrosinistra sono abbastanza, si compattano, noi dobbiamo capire in quale direzione dobbiamo cercare di riportare, in quale direzione dobbiamo lavorare per riportare tutti quei sardi che, non avendo trovato spazio e non avendo all'interno delle formazioni indipendentiste, quindi si sono chiusi in partiti italiani, quelli devono tornare da noi su progetti identitari. Quindi dobbiamo collaborare per fare questo lavoro all'interno dei partiti italiani, perché non ci stanno a far nulla, ma se sono lì quei sardi significa pure che sino ad oggi il mondo così indipendentista e nazionalitario sardo non è riuscito a portare avanti un progetto politico credibile. E allora cosa facciamo? Vogliamo continuare a chiuderci? Io sono dell'avviso che dobbiamo cercare di aprirci per ricompattare un popolo. Quindi contaminare posizioni identitarie, contaminare tutte le altre forze politiche, tutti per gli aspetti cui della forze società politiche, le forze politiche italiane che operano in Sardegna e quindi con i sardi, questi devono essere assolutamente, usiamo il termine così, non è bellissimo, però ricontaminati di quelli che sono i valori di un popolo, quindi del nostro popolo. Anche perché è stato dimostrato sino ad oggi che i partiti italiani in Sardegna ci hanno portato alla rovina. Gli stessi partiti, io faccio differenze sempre fra una destra e una sinistra perché io sono progressista, però tutti insieme, cioè la classe politica sarda nella sua globalità, è stata responsabile di quello che oggi vive la Sardegna, è responsabile della chiusura dell'edicola di Carbonia, è responsabile delle operazioni di Equitalia, perché Equitalia non è stata contrastata, Equitalia è la mano lunga dello Stato italiano. Non si è fatto nulla per agevolare l'accesso al credito per le nostre imprese, non è stato fatto nulla per le nostre famiglie, ci stanno togliendo la sanità pubblica, ci stanno togliendo il diritto all'istruzione pubblica qui in Sardegna, che vuol dire che se continua a precipitare la scolarizzazione della nostra gente, andremo incontro a un destino che sarà inesorabile. Assolutamente. E quindi siamo un po' in questa condizione. Quindi noi indipendentisti, senza l'esasperazione, nel senso che non ci dobbiamo confrontare sul concetto indipendenza sì, indipendenza no, perché ripeto, questa è una stella che ci guida, ma su un progetto reale, un progetto concreto che ponga al centro dell'interesse della politica gli interessi e i diritti dei sardi. Ci stanno togliendo tutto. Una domanda, Claudia. Sabato scorso c'è stata a Santa Cristina, io tra l'altro ho anche partecipato, pur non aderendo a nessun partito o movimento indipendentista in particolare, c'è stato un raduno di indipendentisti che delle premesse o comunque delle intenzioni degli organizzatori doveva servire per riunire tutte quelle anime e quelle espressioni del mondo indipendentista in un unico soggetto o comunque in una formazione, un modo per poter discutere, insomma un avvicinamento di quelle che sono le posizioni. Come mai molti rappresentanti, tra l'altro non ne ripresenti neanche tu, anche se mi hanno detto per impegni precedentemente presi, come mai però gli altri rappresentanti non hanno partecipato, e ogni qualvolta si tenta di riunire tutti i movimenti c'è sempre chi non partecipa, chi fa polemiche? Cioè, io vorrei capire, ma è una questione insita all'interno
di questo popolo sardo? Oppure non può essere una cosa di interessi, perché ovviamente chi oggi lotta per il valore dell'indipendentismo non può perseguire degli interessi o comunque dei privilegi, perché sappiamo benissimo che stare dalla parte dell'indipendentismo vuol dire lottare, vuol dire anche spesso certo, anche perdere. Certo. Perché succede certo. questo? Perché non ci si riesce a riunire e a trovare una... Cioè, alla fine le posizioni espresse da tutti sono uguali. Allora, sì, ma sì, sì, sì. Quando io dico che l'indipendentismo sardo troppo spesso eredita i peccati peggiori della politica italiana, e quindi la litigiosità, i conflitti personali, noi non ce li possiamo permettere, perché noi dobbiamo mettere non dobbiamo considerare i personalismi, non possiamo permettercelo. Questo, e io non capisco che cosa, perché ci siano certi comportamenti, però ognuno risponde, si assume le responsabilità delle sue scelte, movimento per movimento. Dico che Sardegna Libera, il movimento di cui io faccio parte, però io rappresento tutto il mondo indipendentista all'interno delle istituzioni, e sono per l'unità, sono per creare ponti di unione. Tant'è vero che in concreto cosa ho fatto? Quando mi è stato chiesto per le amministrative di Cagliari di prestarmi come candidata a sindaco di Cagliari, che doveva essere una grossa testimonianza, no? E la forza dell'indipendentismo unito, io con molta fatica, un'esperienza che mi è costata molto, però l'ho fatto volentieri, mi sono messa a disposizione dell'indipendentismo sardo, però anche quell'esperienza non è stata un'esperienza così idilliaca, direi che sarebbe potuto andare molto, ma molto meglio, sempre se i conflitti e gli steccati interni delle formazioni identitarie fossero stati superati. Lo dico con schiettezza, perché è giusto dirlo. Certo, certo. Per cui non si può dire, spingere perché si faccia un discorso unitario, perché io ci sto e l'ho fatto concretamente. E poi gli stessi leader, o qualcuno di questi leader che ti chiede di prestarti all'operazione unitaria dopo lo sgomita per arrivare al Parlamento italiano, da solo, senza che ci sia stato un coinvolgimento democratico, siccome noi siamo anche gradevolmente anarchici, e che in senso proprio positivo, noi siamo anche fortemente libertari, cioè la maggioranza dell'indipendentismo sardo è libertario, per cui mal si adegua a posizioni magari di diverso tipo, un po' autoritarie, quando si decide ad esempio in solitudine di fare un'operazione, poi non si può più pretendere una partecipazione più ampia, perché la partecipazione democratica alla politica vuol dire che la base, cioè vuol dire che si restituisce il dibattito alla base, cioè deve esistere un dibattito generale, complessivo, che coinvolga tutti, e dal basso. Non possiamo fare la politica italiana per cui c'è Summeri, quello che comanda, una segreteria di partito che dice alla base, che dice a un popolo che cosa deve fare, è il popolo che deve dire al leader, che deve dire al politico, che deve dire a chi è presente nelle istituzioni che cosa deve fare. Io, per dirti, mi considero che cosa all'interno delle istituzioni? Un microfono. Io sono quel microfono che porta i bisogni della gente, del territorio, dentro l'istituzione. Non sono io che decido. Assolutamente. Che cosa fare? Che cosa... Io, questo però mi nasce anche dal fatto che io da sempre sono presente nei territori, infatti tu mi ritrovi sempre dappertutto, dove ci sono le battaglie da fare io ci sono, da una parte all'altra della Sardegna e non solo. Io ti preannuncio che fra 2 settimane organizzeremo un grosso dibattito a Carbonia, e ti dico già che sarai invitata a intervenire, quindi a esprimere anche le tue sono posizioni. Molto felice, ditemelo in tempo, perché te lo annuncio già, mi approfitto fra 2 sabati, non questo sabato, il prossimo, quindi
luce, perché sabato 11 all'Hotel Mediterraneo, alle 4 c'è un altro grosso congresso sulla bioedilizia e sulla decrescita, e arrivano personaggi anche da fuori. Arriva Giulietto Chiesa, è un premio mondiale per la bioarchitettura, che si chiama Fabrizio Carola, è una sorta di Gaudì. Perfetto, credo, intanto lo sponsorizzeremo questa settimana, perché credo che sia un incontro molto importante. Mentre il sabato successivo faremo quindi questa cosa a Carbonia, poi ti comunicherò i dettagli e sarà importante la tua partecipazione, insomma. Adesso ti devo salutare perché siamo arrivati alla fine del tempo, ti ringrazio per il tuo intervento, è stato molto importante e soprattutto speriamo che si risolva quel problema della rappresentanza dei cittadini anche in quel processo. Siamo ancora in tempo? Siamo ancora in tempo, perché grazie al cielo slitta, quindi non è ancora iniziato. Siamo ancora in tempo. Cappellacci, se vuole, ha ancora un'ennesima opportunità, basta che lo voglia e che la smetta di rispondere a interessi che non sono i nostri. Va bene, ti ringrazio Claudia. Grazie a tutti, grazie. A presto, ciao. Bene, cari radioascoltatori, abbiamo sentito quindi dalla voce di Claudia Zuncheddu, consigliere regionale, cosa sta succedendo in regione, l'atteggiamento che ha assunto il presidente della regione Cappellacci nel non costituirsi parte civile in quel processo, perché è importantissimo costituirsi parte civile e rappresentare i diritti dei sardi e far capire che i sardi sono indignati rispetto agli atteggiamenti, diciamo, da potenza coloniale che lo Stato italiano ha assunto nella nostra isola, che sta assumendo a tutti i livelli. È ora di dire basta, è ora di ribellarci. Se i politici che ci rappresentano a livello regionale, che fanno parte dei partiti nazionali, non sono in grado di tutelarci, non sono in grado di tutelare i nostri diritti, che se ne vadano a casa e mandiamo altri, stavolta mandiamo altri a tutelarci, perché non è possibile che si debba obbedire a delle logiche esterne, a delle logiche nazionali oscure e veramente penalizzanti dei nostri diritti. Quindi Claudia Zuncheddu ha ricordato l'appuntamento di sabato prossimo al Mediterraneo, un bel incontro veramente con degli ospiti di rilievo, sarà veramente interessante partecipare. Io vi ricordo anche che sempre sabato 11 maggio, però alle 10 di mattina, a San Giovanni su Ergio, nella sala consigliare, ci sarà un bel incontro, un bel convegno, una conferenza dal titolo Il triennio rivoluzionario 1793-1796. Si parlerà dei protagonisti, rievocheranno delle storie, il mito di quegli anni, e i relatori di questo convegno sono Francisco Sedda, che parlerà della nazione, dell'Europa, della rivoluzione, Tore Cubeddu, Sadides a Sardinia, Savigada de Cusienzia, Ornella De Muru, Le donne nel triennio rivoluzionario, Giovanni Dusedda, L'isola della libertà, Carlo Forte Sant'Antioco fra gennaio e maggio 1793. Quindi un convegno molto 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 interessante, che parla della nostra storia, che parla di ciò che eravamo, soprattutto di un periodo importantissimo della nostra storia. Bene, siamo arrivati alla fine, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo che potete comunicare con noi al numero di telefono 393-02-66806, all'indirizzo email irriverente2013@tiscali.it e naturalmente collegarvi al sito www.irriverente2013.wordpress.com, WordPress con la W iniziale. Grazie, a mercoledì.